Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Aeroporti di Puglia continua a schiaffeggiare il territorio ionico, Taranto, nella fattispecie l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, insiste ovviamente, si oppone alla destinazione per i voli passeggeri, per i voli civili, e invece premia altri aeroporti, nella fattispecie premia appunto Bari. Sono stati infatti completati i lavori per l'ampliamento della pista, una nuova pista più lunga, più ampia, che potrà così ospitare i voli intercontinentali. L'Arlotta di Grottaglie, che già aveva la pista, una pista enorme, lunghissima, più di quella di Bari, con appunto 3,2 chilometri appunto di pista, e però si decide di spendere soldi per Bari, per l'aeroporto di Bari, per renderlo idoneo ai voli intercontinentali, e viceversa Grottaglie per i voli per i voli civili rimane chiusa. Questa è l'assurdità. Si chiama questo spreco di denaro pubblico, certamente. Si chiama questo altresì favoritismo nei confronti di Bari, e si tratta di, ripeto, favoritismo nei confronti di Bari e, dicevo, schiaffi nei confronti dell'Arlotta. Veramente, leggendo il comunicato di Aeroporti di Puglia, mi viene lo schifo. E penso a come viene schiaffeggiato il territorio ionico. Loro, felici, tronfi, annunciano il completamento di questi lavori, una pista mega galattica, e tanto di Grottaglie chi se ne frega. L'importante è che Bari e Brindisi vadano avanti. E si è proceduto all'ampliamento della pista per Bari per far sì che Bari potesse accogliere i voli intercontinentali, perché magari un giorno si sarebbe potuto dire: beh, facciamoli partire e arrivare a Grottaglie i voli intercontinentali e non a Bari, visto che ovviamente Grottaglie ha la pista deputata per i voli intercontinentali e Bari invece no. E allora subito si è provveduto a colmare il gap, la differenza, e si dice subito: facciamo i lavori a Bari, fatti in 4 e 48. Ora leggeremo insieme il comunicato di Aeroporti di Puglia, a me viene il vomito. Pensate, per una quindicina, una ventina di giorni è stato chiuso l'aeroporto di Bari per questi lavori, per la realizzazione di questi lavori, e nel frattempo mica si è detto, non si è detto certo, spostiamo i voli a Grottaglie, no, li spostiamo tutti a Brindisi. A tal punto che l'aeroporto scoppiava, quello di Brindisi,
E chi andava per parcheggiare la macchina non trovava posto, perché praticamente nell'area dell'aeroporto di Brindisi, nei parcheggi, si andava a condensare l'utenza abituale brindisina con quella appunto barese. Veramente, leggendo il tono di presunzione, di boria, di spocchia di Aeroporti di Puglia, ripeto, io ho conati di vomito. Una settimana lavorando giorno e notte, ecco, vi leggo proprio il tratto, questa era la premessa, è stata così completata, sottolinea una nota di Aeroporti di Puglia, la parte più invasiva dei lavori che consentiranno alla pista dello scalo di presentarsi nella sua configurazione massima di 3.000 metri, sia in decollo che in atterraggio, e con più elevati standard di sicurezza e di efficienza operativa, grazie anche al prolungamento da 720 a 900 metri del sentiero di avvicinamento luminoso, e sottolineano appunto che si è lavorato alacremente giorno e notte per rispettare il cronoprogramma dell'intervento, concentrato in tempi strettissimi al fine di limitare quanto più possibile i disagi ai passeggeri, si è lavorato senza sosta, con turni di servizio distribuiti sull'intero arco della giornata, impiegando ogni giorno 200 maestranze specializzate alternate su più turni. I lavori sono stati necessari per realizzare il nuovo asse luminoso che consentirà decolli anche con ridotta visibilità, la riqualifica profonda dell'intera infrastruttura di volo, sottofondo e pavimentazione, il rifacimento dello strato di usura in conglomerato bituminoso. I nuovi impianti AVL, aiuti visivi luminosi, sono stati realizzati con tecnologia LED, come previsto dal programma di efficientamento energetico dell'aeroporto di Bari, e garantiranno più alti livelli di efficienza e gestione operativa. Come vedete, questi sono stati i lavori fatti a Bari. Si sono spesi soldi, ci si è dati da fare subito, rapidamente, e Grottaglia è completamente abbandonata. Ora, è ovvio, le riflessioni sono dopo, è ovvio che i baresi, come i brindisini, giustamente, tra virgolette, devono tirare acqua al proprio mulino. Ma scusate, la nostra classe politica a livello regionale e a livello parlamentare, diciamo che abbiamo un nuovo Parlamento, però abbiamo avuto dei parlamentari uscenti che, sinceramente, io dico, tra consiglieri regionali, dai consiglieri regionali e dai parlamentari ionici si sarebbe dovuto aspettare molto di più. Devo dare atto che Emiliano si è posto anche in una posizione, come dire, si è messo di traverso rispetto ad Aeroporti di Puglia, perché Emiliano ha detto: va bene, io sono disponibile che Grottaglie abbia i voli civili, però dobbiamo trovare ovviamente le compagnie disposte. E quindi si era parlato anche della compagnia turca Turkish Airlines e così via, o altre compagnie, però lui dice giustamente, Emiliano, ci devono essere delle compagnie, poi possiamo cercare, disposte a investire, poi ovviamente faremo una politica di incentivi, però lui dice, Emiliano, e qui si rallenta, ma dice c'è una posizione di Aeroporti di Puglia che è nettamente contraria ai voli civili a Grottaglie, e che, proprio perché è una posizione stratificata, incancrenita, dico io, negli anni, è difficile smuovere, scrostare questa posizione. Emiliano, non ti devi tirare indietro, non ti devi, tra virgolette, impaurire di Aeroporti di Puglia. E signori cari, qui dobbiamo capirci, qui stiamo parlando di un bene collettivo e stiamo parlando di uno spreco di denaro pubblico, perché tenere l'aeroporto di Grottaglie solo per la destinazione, per il discorso destinazione cargo, per il discorso aerospaziale, per i droni, è uno spreco di denaro pubblico. Cioè, benedetti Dio, Grottaglie c'ha una pista deputata ai voli intercontinentali, parliamo di
3 km e 200 metri, 3200 metri, ne andiamo a fare un'altra a Bari spendendo soldi, lavorando come dannati e quindi con costi aggiuntivi, e andiamo a fare la pista di Bari, quando già avevamo quella di Grottaglie. Volete farla anche a Bari? Ben venga, però non paralizzateci Grottaglie. È quello che è accaduto. Però la realtà è evidentemente che i baresi, i rappresentanti baresi a tutti i livelli, a livello regionale, a livello parlamentare, sanno battere i pugni e si sanno non rispettare. Noi invece, tarantini, riceviamo i calci in bocca e ce li teniamo. Ma vedremo con anche cosa faranno i nuovi parlamentari. Certo, se il buongiorno si vede dal mattino non è certamente un buongiorno, perché per esempio l'altro, uno dei deputati degli scienziati a 5 Stelle, De Lorenzis, già espresse critiche e disse: ma che senso ha puntare sui voli civili a Grottaglie quando già c'è l'aeroporto di Brindisi? E io potrei ribaltare che ha 80 km da Taranto, io potrei ribaltare il discorso dicendo: ma che l'avete fatta fare la pista per i voli intercontinentali a Bari quando a 100 km c'è l'aeroporto di Grottaglie? Non è uno spreco questo? Insomma, investire per il territorio ionico è sempre uno spreco. Invece investire per altri territori, vedi innanzitutto Bari, andando a fare poi, spendendo per fare in effetti opere e realizzare opere di duplicazione, come appunto la pista per gli intercontinentali, quello invece non è spreco. Tarantini, o ci svegliamo o battiamo i pugni sul tavolo, sui tavoli baresi e romani, o facciamo volare in aria le sedie in senso metaforico, oppure i baresi ci fottono. Questo non per fare un discorso di baresi e brindisini, non per fare un discorso di campanilismo, perché io non ho nulla contro i baresi e i brindisini, anzi, e non dobbiamo farci la guerra tra poveri, ma sinceramente che Taranto debba diventare la Cenerentola, la cretina di turno, sinceramente non mi va, a me non va. Alle tante associazioni che si battono per i voli civili alla Arlotta non va, ai cittadini non va, ma purtroppo a chi detiene il potere evidentemente questa situazione va fin troppo bene. L'Arlotta pesta i piedi a qualcuno e viene pestata, e insieme all'Arlotta vengono pestati i nostri rappresentanti istituzionali, che ormai evidentemente sono abituati agli schiaffi in faccia. Io però mi ribello senza bavaglio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.